Il teatro resterà chiuso fino a quando non arriveranno i fondi sui conti del Teatro Marrucino. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, che questa mattina ha organizzato una protesta davanti le porte del teatro che rischia di non mandare in scena la stagione lirica. In ballo c'è la collaborazione con lo Sferisterio di Macerata per la produzione delle opere da mettere in cartellone, i finanziamenti del MIBACT e il titolo di teatro lirico della tradizione. I fondi promessi dalla regione e garantiti dal presidente vicario Lolli arriveranno non prima però della pubblicazione di un bando. Ottobre potrebbe essere già troppo tardi, attacca Di Primio, che se la prende con le bugie che l'ex presidente D'Alfonso e l'assessore al bilancio Paolucci avrebbero raccontato alla città di Chieti. Siamo arrivati a questo livello, cioè al livello in cui io ho dovuto minacciare, ma non per voler alzare i toni, ma perché effettivamente se noi oggi non riusciamo ad avere quei fondi, il Teatro Marrucino non potrà sottoscrivere i contratti per la lirica. Questi sono i problemi che stiamo riscontrando e quindi io spero che il bando prima e poi l'assestamento di bilancio, così come è stato promesso, possano essere sufficienti a salvare la stagione del Marrucino. Il Partito Democratico di Chieti ha detto, insomma, che anche l'amministrazione comunale ha le sue responsabilità perché il teatro è dell'amministrazione comunale. Ma guardi, il Partito Democratico di Chieti è fatto da una serie di incompetenti che ormai sono scritti nei libri di storia per la loro incapacità e sono soprattutto talmente poco affezionati a questa città che pur di difendere un'amministrazione di bugiardi, quella regionale, loro si mettono davanti. Che cosa doveva fare l'amministrazione comunale? L'amministrazione comunale ha aumentato il contributo a 400.000 euro quest'anno. La regione ha non dato il contributo che era dovuto. Al sit-in di protesta ha partecipato anche il Movimento 5 Stelle. Il candidato presidente alle prossime regionali, Sara Marcozzi, ha ricordato le battaglie in consiglio sul bilancio quando i grillini lamentavano poste senza coperture. Per la Marcozzi è necessaria una riorganizzazione complessiva del settore cultura con una legge organica che garantisca certezza sui fondi. Noi sono 4 anni che ad ogni legge di bilancio rivendichiamo una legge organica che tolga il Teatro Marrucino e altri enti che fanno cultura da questo ricatto istituzionale di doversi vedere costretti ogni anno a chiedere l'elemosina alla Regione Abruzzo per andare avanti. Quello che abbiamo sempre chiesto è una legge strutturale che assegni i fondi stabilmente e non si sia costretti, come dire, ad affidarsi a consiglieri regionali che portano un emendamento in sede di bilancio e tornano, in questo caso a Chieti, facendo, come dire, cantando vittoria, pur sapendo che non ci sono le coperture.